Letteralmente Radio Yoga Network. www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica: Radio Yoga Network @gmail.com. Buon ascolto. Un grosso saluto a tutti da parte di Mauro Boditaro da Letteralmente Radio Yoga Network, anzi Letteralmente Yoga Network. E quello che volevo fare è questa trasmissione di questa domenica mattina, ben svegliati tutti, e che magari mi ascoltate in registrazione, cioè magari di notte, chissà. Il podcast è bello proprio per quello, come dicevo. Una frase, un acronimo, di, cioè un assieme di parole, di iniziali di parole che formano un modo molto particolare di dire in inglese. Scritto è NIMBY con la Y finale, che è più o meno la pronuncia, scusate la pronuncia se c'è qualche inglese in ascolto, Not in my backyard, o qualcosa del genere, cioè non nel mio giardino, non nelle mie vicinanze. Io ho avuto recentemente una accesa discussione con alcune persone che, non dico l'argomento perché non voglio andare in polemiche, ma diciamo che ci sono delle cose contese, per cui diciamo la scienza ufficiale ha delle enormi perplessità rispetto alle tesi fatte da altri, e ponendo come base scientifica quello che dicevo, schiacciati dal peso dell'evidenza, alla fine queste persone hanno detto: ma non da me, not in my backyard. Praticamente io gli ho detto NIMBY, e si sono arrabbiati ancora di più perché diciamo l'origine è molto seria, nel senso che si doveva costruire una centrale nucleare, adesso non mi ricordo se in Inghilterra o negli Stati Uniti, e naturalmente tutti erano preoccupati, e lì effettivamente un po' di paura l'avrei anch'io, cioè sicuri d'accordo, però sempre centrale nucleare si tratta, sempre esposta a possibili, anche se molto teorici, ma si è visto Fukushima cosa è successo, Chernobyl vabbè era molto antica, molto diciamo ancora appartenente all'era sovietica, però diciamo che era una caratteristica per cui la gente aveva paura, e da lì è venuto fuori questo detto not in my backyard, e cioè non fatelo qua, fatelo da un'altra parte, che per quello che riguarda questo episodio vero e proprio è ancora capibile, nel senso che magari la gente era preoccupata, soprattutto erano gli anni 60, quindi diciamo già nel periodo della guerra fredda, e dove iniziavano ad esserci già basi missilistiche più o meno un po' dappertutto, e ancora avere una centrale nucleare vicino a casa non era proprio il massimo. E, però diciamo che la modernità, cioè centrali di questo tipo al giorno d'oggi probabilmente sarebbero molto ma molto più sicure da ogni punto di vista. Comunque ho già cambiato argomento, nel senso che la base di questo discorso è che in molti casi esiste un egoismo di fondo, quando non ci sono dei motivi che sono effettivamente a supporto vero di un argomento, per cui si tende sempre a dire: io sono d'accordo, magari, ecco adesso questo contrario, io sono d'accordo, fate pure questo che dovete fare, questa magari smistamento di rifiuti,
tecnologico perfetto, eccetera, eccetera, ma non fatelo vicino alla casa mia. Ok, prima parte. Bene, ecco la seconda parte di questo podcast da parte di Mauro Boditaro da Letteralmente Radio Yoga Network. Quello che volevo aggiungere adesso è il fatto che si assiste molto più spesso, adesso che esistono i social o che comunque ci sono delle possibilità per cui la gente pensa di essere maggiormente molti casi maggiormente più a conoscenza di fatti solo per il fatto di leggere alcune notizie o aggiornarsi su siti internet, mentre invece ovviamente se mai non bastasse è soltanto come un inizio, un'infarinatura. Occorre ancora nel 2020 leggere dei libri, leggere delle pubblicazioni, leggere delle recensioni, leggere dal punto di vista anche più vario, cioè il pro e il contro, supportato dalla scienza, supportato dal buon senso, supportato da altre cose. E in questo senso esiste una specie di fissazione da parte di chi purtroppo non ha ancora ben appreso il significato di cultura, che cultura non è un appannaggio di pochi nell'era di internet, ma è semplicemente una questione di applicazione. Cioè, se a me interessano avere un allevamento di papere, e un'altra persona mi dice: senti, io so tutto sulle papere. Le papere hanno 10 zampe, 2 becchi e mangiano del ferro, dei rottami di ferro. Ecco, a questo punto io gli dico: senti, secondo me tu stai sbagliando perché le papere hanno un becco solo, hanno 2 zampe palmate e non mangiano certamente rottami di ferro. Chi invece magari... Questo è un assurdo, ovviamente. Si è documentato semplicemente con dei titoli bomba, delle rivelazioni da parte di persone che sembrano
così a conoscenza del mondo e non hanno approfondito più di tanto, il rischio è proprio quello di continuare a perseguire le proprie convinzioni basate sul nulla. È come fare una casa facendola su una, con della sabbia senza aggiungere il cemento e senza magari l'acqua. Si costruisce un castello di sabbia così come si può fare al mare, ma se si va all'evidenza dei fatti, al di fuori dell'ambito mediatico, al di fuori dell'ambito virtuale, tutto questo crolla. Il punto in cui il complottista medio riesce benissimo a sguazzare e a vivere nel suo elemento è proprio l'elemento così virtuale, i social o altre cose, dove non esiste un rapporto diretto con delle realtà per cui deve confrontarsi, a parte il fatto di protestare, andare direttamente da, ad esempio, da strutture politiche, scrivere di tutto di più, sino con un movimento di opinione basato sulla sabbia e non sulla realtà, centinaia e addirittura purtroppo a volte migliaia di persone inducono addirittura le amministrazioni comunali, addirittura deputati, senatori. Guardate un po' quante interpellanze che hanno fatto per le scie chimiche, cioè delle scie di condensazione degli aerei, che tutti dicono sono veleni, spargono virus, sì, adesso guarda caso proprio in questo momento che gli aerei non ci sono più scie chimiche, dicono, ma semplicemente non ci sono più, se non ci sono più aerei non ci sono più neanche scie di condensazione, perché l'aereo in se stesso provoca questo diciamo questo relativo inquinamento fatto da vapore acqueo e magari anche delle sostanze di sospensioni che magari tanto bene non fanno, ma sono semplicemente dei prodotti della combustione dell'aereo. Semmai esistesse una cosa di questo genere, andiamo a imputarlo all'inquinamento di aerei, la quantità di idrocarburi che si spargono nel cielo e poi ricadono a terra, ma certamente non a progetti di sterminio di massa o cose di questo genere. Vabbè, seconda parte.
Quindi secondo me il pericolo peggiore, più di avere gente che hanno teorie più o meno valide, più o meno strampalate, che hanno delle cognizioni di base o meno, il pericolo maggiore è che queste persone dal mondo virtuale, in cui possono sguazzare come paperi, come stiamo parlando di prima, e appunto divertendosi e avendo tutte le convinzioni che vogliono, senza causare danni a nessuno, che questi movimenti basati sulla sabbia cerchino di approdare invece al mondo reale, quindi avere delle conseguenze che si ha poi sulla vita reale di tutti noi, perché se determinate cose non vengono a essere fatte nel mondo sociale vero, non nei social, ma nel mondo sociale vero, per colpa di cattiva informazione, e i politici o comunque chi è addetto alla salute o all'amministrazione pubblica, per paura di perdere voti, per paura di consensi, oppure semplicemente perché dicono: se tutta questa migliaia di persone hanno questa paura, e cosa posso fare io sindaco, io assessore, se non cercare di capire le loro esigenze e cercare di trovare un compromesso in sé lodevole, perché nel senso di quando esistono dei veri movimenti di opinione per cui esistono delle cose effettivamente che devono essere fatte. Io mi ricordo tantissimi anni fa, in cui la gente non si rinchiudeva in casa, ma viveva a contatto del mondo reale molto più di adesso, esistevano le petizioni, cioè la gente formava, cioè ancora adesso che lo fanno, comunque anche purtroppo in modo non corretto, diciamo, c'era bisogno ad esempio di un vigile di quartiere per i bambini, che poi dopo è stato istituzionalizzato, ma nel momento in cui parlo non esisteva ancora, non c'era ancora questa figura, e diverse famiglie si erano riunite, almeno nella zona in cui ero, per chiedere al sindaco direttamente o comunque all'amministrazione comunale di far intervenire delle persone che avessero magari sia vigili. E poi è venuto fuori il discorso del nonno vigile, cioè praticamente una persona che ha vissuto tutta una vita come tutore del traffico, e che si è preso la briga, senza essere pagato, mi sembra che non percepisca nulla, se non magari qualche spesa o così, o magari assicurazione, non so, penso che un minimo dovrebbe esserci, ecco. Si prende la briga di regolare il traffico in base alle persone che passano in un determinato punto per andare a una scuola, per andare in un luogo pubblico. Queste sono cose effettivamente che servono, ma se dal mondo del virtuale, con cognizioni per cui sono completamente sbagliate o non totalmente giuste, diamo il beneficio del dubbio, si approda come isteria di massa a modificare un qualche cosa che ne va a discapito di tutti quanti, questo non mi sta bene, ed è la cosa più importante che possa dire è: informatevi.
Quindi io vorrei dire a chi mi ascolta, vabbè, non è che faccio un appello, ma è solo una questione di buon senso. Prima di credere a una qualunque cosa, anche se fatto dall'amico del cuore, documentatevi, cioè anch'io, proprio all'inizio, quando esistevano le scie chimiche, mi guardavo in cielo e dicevo, ma chissà come mai ci sono queste, si formano tutte queste, questa nebbia, questa cosa, qualcosa di strano c'è. Se io mi fossi fermato semplicemente a quello che veniva a essere propagato da un certo tipo di informazione farlocca, probabilmente io sarei ancora dell'avviso per cui ci stanno avvelenando, ci stanno uccidendo, ci sono i poteri forti che ci uccidono. Mentre invece non ci si può fermare a quello, occorre leggere o comunque avere una conoscenza, un minimo di conoscenza della meteorologia, dei motori degli aerei o comunque persone che spiegano in modo semplice quello che succede a livello appunto delle emissioni dell'aereo stesso. Io sto usando la scia chimica perché è quello più comune, poi ne esistono tantissimi. Uno dei più divertenti, che non succede nulla, per fortuna, è quella della Terra piatta, che non è una teoria nuova, ma ogni tanto, ogni 100-200 anni, esce fuori. Il problema è che anche nell'Ottocento, nel Settecento, nei secoli scorsi, esistevano dei movimenti di opinione per cui c'erano delle cose che erano completamente strampalate. Però non diventavano a livello globale, proprio perché non c'era nonostante che ci fossero già la stampa, eccetera, ma non era così virale così come adesso, come di passaggio di persone. E soprattutto il livello con le istituzioni era un pochino, forse un bene che adesso sia diverso, ma quel momento lì era un pochino più rigido rispetto che adesso. Oddio, meglio che ci sia più partecipazione della gente alla cosa pubblica, ma però che lo sia su cose che effettivamente siano vere. Quindi, secondo me, prima di aderire a una raccolta firme, a vedere male determinati personaggi o cose o strutture, ci sono delle strutture che vengono ad essere demolite nel periodo della quarantena, è successo soprattutto in Gran Bretagna, che facevano saltare in aria delle torri di comunicazione perché qualcuno da qualche parte nel mondo diceva che propagava il virus e la paura. L'ignoranza e la paura è una cosa tremenda. Lo vediamo dal tempo in cui esistevano le epidemie, quando c'erano la peste, il colera, la peste bubbonica, appunto, e la gente non sapeva cosa fare, cioè era preoccupata, non preoccupata, era terrorizzata. E quindi in quel momento lì, qualunque cosa pensasse che era il motivo per cui si moriva e ne veniva fuori come capro espiatorio. In quel momento lì esistevano gli untori, cioè personaggi fantasiosi per cui con una specie di lattina e uno straccio andavano a seminare questo maleficio un po' sui muri di tutte le case. E poi c'erano naturalmente le streghe, ricordiamoci anche di quello, che la strega naturalmente era la cosa fondamentale, e in quel momento lì la chiesa di quel periodo, che dire cattolica mi sembra veramente un abominio,
diciamo, questo tipo di chiesa che ha fatto venire fuori l'Inquisizione, diciamo che aveva buon gioco a scatenare verso persone che magari erano semplicemente degli erboristi e delle erboriste che cercavano di curare con i mezzi che era possibile. Magari malanni di qualunque tipo, con degli infusi, con delle pozioni, delle cose del genere, e naturalmente per questo venivano ad essere trattati come delle posseduti, come il diavolo, perché soltanto esisteva un Dio che permetteva soltanto determinate cose, ma non era il Dio che permetteva determinate cose, era semplicemente la Chiesa di quei tempi. Oscurantista al massimo, che aveva i suoi dogmi e non permetteva di fare altro che quello, e tutto quello che veniva fuori, che usciva dai suoi parametri, veniva ad essere cercato di cancellare. Vediamo Galileo Galilei, ad esempio, quello che è successo. Va bene, anche questa volta è stata lunga, scusatemi, e ci sentiremo per la prossima volta. Naturalmente, se avete delle cose da dire, delle proteste, sei troppo lungo, sei noioso, eccetera, eccetera, se avete un attimo di tempo, scrivete alla radio, alla casella postale che verrà ad essere detto dopo questo jingle. Un saluto a tutti da parte di Mauro Boditaro. Da Radio Yoga Network, letteralmente radio. Letteralmente Radio Yoga Network. www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network @gmail.com. Buon ascolto.